dovrebbe fare? Marino è capace di fare il sindaco di Roma, al di là delle indagini, quindi spero che i romani possano eleggersi un sindaco più in gamba e più capace il prima possibile. L'immigrazione clandestina è un business, la Lega lo denunciava da tempo, non solo a Roma, quindi io chiedo che qualcuno verifichi tutti gli appalti in corso, dal Friuli al Piemonte, passando per la Sicilia e la Puglia, perché qua c'è gente che ci sta mangiando centinaia di milioni di euro. Quindi bisogna bloccare le partenze, bloccare gli sbarchi, bloccare e verificare tutti gli appalti e l'immigrazione regolamentarla come fa il resto del mondo civile. Ecco, dalla platea proprio dei giovani di Confindustria le sono state fatte delle domande. Il vicepresidente dei giovani di Confindustria ha detto: lei ha spesso degli slogan molto buoni, ma è anche un populista. Che cosa farebbe effettivamente per noi? E lei ha detto: io non ho ricette, tutto già visto nel 2015, ma dei provvedimenti dedicati proprio all'impresa, alle giovani imprese, per rilanciare questo paese. Ma guardi, c'è da copiare, non c'è niente da inventare. La Scozia per i primi 3 anni alle nuove imprese non fa pagare una lira di tasse. L'Ungheria un'imposizione fiscale che non supera il 20%, burocrazia a tempi zero, all'estero tu apri un'azienda e poi solo dopo ti vengono a verificare se hai i requisiti per aprirla, quindi si tratta di copiare le buone pratiche che funzionano nel resto del mondo e di ridiscutere trattati e direttive europee che sono disastrosi. Ecco, su questo spero che il confronto sia sereno, sì, obiettivo, senza pregiudizi, perché l'Europa così come è strutturata non funziona.